C'era da aspettarselo che Putin aggrediva anche i mezzi di informazione? Sì. Lo, già Napoleone aveva detto che eh, cinque giornalisti erano molto più pericolosi di un plotone di soldati. Figuriamoci che cosa sta accadendo in questa guerra dove la verità la, la conosciamo soltanto a pezzi e dove le fake news sono entrate a pieno titolo, dove Putin ha deciso immediatamente di dare sanzioni eh, ai giornalisti, addirittura si parla di 45.000 euro per i giornalisti che non seguono la linea del Cremlino è un arresto fino a 15 anni di reclusione. Bloccato anche Facebook, bloccati i social network. Ormai è difficilissimo conoscere eh, qualcosa che sia diverso dal pensiero eh, di Putin. E persino eh, la stessa definizione di fake news è cambiata. Noi abbiamo provato scientificamente a dimostrare come una notizia falsa trasformata in verosimile eh, può essere credibile e creduta, ma Putin ha, ha naturalmente sconfessato tutto quello che disattende eh, le sue aspettative e ha fatto passare l'idea che tutto quello che non viene dal, dal, dalle sue fonti è naturalmente una fake news. Davvero molto pericoloso quello che sta accadendo. L'Ordine dei giornalisti italiano ha, ha cercato di far sapere che tutto quello che sta accadendo è terribile. È un attacco violentissimo alla democrazia che non ci possiamo completamente permettere.